oggi, in occasione del secondo anno dalla tragedia che ci ha tolto Sebastiano, inauguriamo i lavori grazie a questa, di restauro, grazie a questa importante sponsorizzazione. E al termine dei restauri di questo rostro, saremo pronti per poterlo esporre nella sua sede naturale, quindi chiaramente nelle isole Egadi. Prosegue un percorso che avevamo avviato alcuni anni fa con Sebastiano Tusa e che è finalizzato a valorizzare i beni culturali sottomarini della regione siciliana, anche intrecciandoli con percorsi di ricerca tecnologica e con l'utilizzo di prototipi scenografici immersivi che stiamo sperimentando presso la Fondazione Orcinus Orca, finanziati dalla Fondazione di Comunità di Messina. È un progetto di cooperazione culturale straordinario che vede assieme alla Soprintendenza del Mare, l'assessorato, una fondazione privata e la disponibilità assoluta del comune di Favignana e delle isole Egadi. E credo che questo progetto, nel nome anche di Sebastiano Tusa, ha un valore in più. Forse una parte importante della storia di quell'arcipelago, senza il lavoro di Sebastiano Tusa sarebbe rimasta sconosciuta e quindi c'è tutta la disponibilità dell'amministrazione a continuare su questo cammino. Il rostro recuperato a nord di Devans il giorno 2 agosto, finalmente qui in Soprintendenza del Mare, con l'obiettivo di procedere con la diagnostica e verificare la possibilità di un intervento di restauro per definire poi l'esposizione.